Allora, eccoci qui di nuovo per parlare di Equitalia. Lo facciamo con Alfonso. Alfonso è un militante che direi non ha bisogno di presentazioni, ma noi lo vogliamo presentare lo stesso. Alfonso è l'anima di gran parte dei movimenti di questa città e anche, diciamo, una delle persone che in questo momento fa parte della rete, che a Napoli e in tutta Italia sta contestando le politiche di Equitalia. Io comincerei subito con Alfonso con una domanda un po' provocatoria. In realtà quella di Equitalia sull'agenzia di riscossione è una battaglia a cui, diciamo, i movimenti di sinistra arrivano forse un po' dopo, che era stata cavalcata anche molto da quei movimenti di destra o, diciamo, un po' popolari e qualunquisti che qualche tempo fa affiggevano, riempivano la città di manifesti contro Equitalia. Qual è la differenza tra la battaglia attuale condotta dai movimenti napoletani e dai movimenti di base contro Equitalia e quella precedente? E soprattutto perché Equitalia è il punto di riferimento e non, come ha detto qualcuno, l'Agenzia delle Entrate o piuttosto che l'INPS? Ma guarda, anzitutto va detto che quello delle tasse, quello delle imposte è un terreno storicamente molto scivoloso e quindi la sinistra ha spesso avuto una diffidenza verso questo terreno perché aveva paura di dare l'impressione di essere un movimento contro le tasse, quindi a favore degli evasori, a favore di chi non vuole contribuire a nessuna forma di welfare. Va detto che però, per quanto riguarda la situazione napoletana, con, io credo, una certa chiarezza, le reti dei movimenti napoletani sono sempre state in Piazza Equitalia, anche un anno fa e due anni fa, purtroppo lo testimoniano già alcuni procedimenti penali che sono partiti per aver occupato un anno e mezzo fa la sede di Equitalia al Corso Meridionale, in quanto Equitalia è davvero un tabù, per cui per un'occupazione anche molto tranquilla è partito un processo per devastazione e saccheggio. In realtà va detta una cosa, questa mobilitazione non è una mobilitazione ovviamente contro le tasse, genericamente, va detto anche che Equitalia non è uno strumento della lotta all'evasione fiscale, perché questo mette tutto in una prospettiva fuorviante, in quanto Equitalia si occupa della riscossione di crediti già definiti, quindi Equitalia non indaga gli evasori fiscali. Quello viene fatto quando viene fatto dalla Guardia di Finanza e quando un evasore totale viene scoperto, diciamo, spesso la transazione avviene direttamente con l'Agenzia delle Entrate. Quindi nei fondi su cosa lavora veramente Equitalia? Equitalia lavora sulla riscossione di multe, ammende, bollette non pagate, per lo più da lavoratori, lavoratori dipendenti, piccoli lavoratori autonomi, precari, eccetera, e anche da quei pezzi di imprenditoria, ad autoimprenditoria, che è già emersa, ma che con la crisi, per esempio, va in sofferenza e non riesce più a pagare, per esempio. Naturalmente a noi interessano soprattutto i primi, però il punto è: qual è l'aspetto peggiore di Equitalia? Chiedimelo, qual è l'aspetto peggiore? Quanto guadagna Equitalia su quello che... Così nessuno capisce che ci siamo messi d'accordo, no, perché l'aspetto grave di Equitalia è che, essendo una società di diritto privato, per pura capitale pubblico, in cui il management guadagna il 9% su quanto riesce a estorcere, mi spiace, non riesco a trovare un altro termine, dalle tasche delle persone, la logica di Equitalia non è quella di sanare delle situazioni, ma è quella di accumulare il più possibile interessi e di espropriare il più possibile il debitore. Cioè, per capirci, comportamenti tipici, un uso estremamente spregiudicato del regolamento che gli è stato messo a disposizione, sono che una cartella esattoriale arriva ai limiti dei 5 anni che ne sancirebbero la prescrizione, per cui gli interessi arrivano fino al 700-800% della somma iniziale, una multa, una bolletta di 300 euro diventa di 2.000-2.500 euro, con metodi di pignoramento fino a pochi mesi fa, addirittura per poche migliaia di euro su beni primari come la casa di prima abitazione, con clamorosi conflitti di interesse. Credo sia stato prima anche citato in radio il caso della dirigente di Equitalia Torino che ha firmato migliaia di ipoteche sulle case ed è risultata presidente di una società privata che fa compravendita di immobili e rilevamento di crediti in sofferenza. Praticamente si acquista all'asta le case che lei fa pignorare, una cosa clamorosa secondo me, e con un management che pure mi era abbastanza scandaloso, guadagna a befera qualcosa come 400.000 euro all'anno su questo tipo di operazioni, e poi quando lo senti parlare sembra uno che guida un autocarro a occhi bendati, cioè pare che non si rende nemmeno conto della gente che butta sotto.
La cancelliera ha subito detto Equitalia allo Stato. Adesso a Corso Meridionale ci sono due camionette dei carabinieri che sono a presidio permanente a difesa di questo pezzo dello Stato. In prospettiva, tu pensi che sull'ondata di questa grande protesta popolare, che va ben al di là, diciamo, dei classici movimenti di critica, perché su Equitalia c'è un'insofferenza generale nell'intero paese, tu pensi che in qualche modo arriverà questa insofferenza e proveranno anche a fingere di mettere mano a Equitalia, o in qualche modo è effettivamente il braccio armato dello Stato su cui in questo momento di crisi non si può fare un passo indietro? Guarda, io non ho la sfera di cristallo. Quello che penso è che sicuramente già adesso, in seguito alle proteste, Equitalia sta leggermente mitigando la sua aggressività. Il problema è naturalmente uscire da questo metodo, quindi uscire dalla gestione privatistica del recupero dei crediti pubblici, che come tutti sappiamo è uno dei settori finanziari in grande sviluppo a livello internazionale, quindi di grande speculazione e grande guadagno. E probabilmente l'altro elemento forte, che per quanto ci riguarda ci distingue nettamente dai cosiddetti movimenti antitasse di sapore un po' leghista o cose del genere, noi chiediamo di fare invece una vera battaglia ai grandi evasori, ai patrimoni, alle rendite e quant'altro. E invece bisogna porre una questione fondamentale oggi al dibattito pubblico, che è la moratoria sul debito dei ceti sociali in difficoltà. Esiste una questione a livello italiano e a livello europeo probabilmente di ceti che sono lavoratori dipendenti, precari, pensionati, che stanno affogando nei debiti. E sembra quasi la fotografia in negativo di quella immagine che è piaciuto che insomma aveva dato il capitalismo finanziario 15-20 anni fa, in cui tutti avevamo una carta di credito, tutti potevamo comprare e poi avremmo pagato un giorno in 32 comode rate, no? Ora in 32 comode rate, a volte anche di più, si sconta un debito che spesso non si è contratto e di fatto le persone rimangono assediate a vita. Questo è un tema chiave, perché ne va probabilmente della qualità stessa della democrazia e di questi gruppi sociali con cui ci interessa interfacciarci, a cui noi non solo facciamo riferimento, ma di cui facciamo parte. Io sono un precario, per quanto i giornali napoletani, i giornali nazionali hanno titolato cose tipo i professionisti del caos. Infatti abbiamo fatto un comunicato stampa in cui diciamo, vabbè, almeno i volontari del caos, nel senso che noi, cioè, non siamo retribuiti, non ci paga nessuno, fondamentalmente ci muoviamo sulla base di un'indignazione comune e anche naturalmente di un bisogno comune. Detto questo, nessuno ha illusioni di autoreferenzialità, cioè quella su Equitalia, con chiarezza rispetto ai suoi obiettivi ovviamente, diventa un movimento di grande partecipazione popolare, non solo di grande consenso come oggi è, o probabilmente si continuerà in questo meccanismo di leva fiscale all'inverso, no? Che toglie ai poveri per dare alle banche, fondamentalmente. Credo che prima qualcuno ricordasse Oreste, credo, i 1.000 miliardi prestati al tasso all'1%, regalati praticamente dalle banche, dalla BCE alle varie banche europee. Ok, ti chiedo adesso una cosa difficile, di dire in sintesi, secondo te è tecnicamente possibile che il sindaco di un comune receda da Equitalia? Sarebbe un segnale importante lo facesse comunque il sindaco di questa amministrazione, che in qualche modo ha dichiarato il cambiamento, non so se l'abbia praticato, almeno l'ha dichiarato. È una questione che si può razionalmente chiedere in una rivendicazione anche di tipo territoriale, cioè chiedere al sindaco della città di dire, come gli altri sindaci, di dare un esempio di governo diverso dei municipi, rompendo con Equitalia e non solo affidandosi a un nuovo soggetto di riscossione dei crediti, ma un soggetto che riscuota diversamente, in maniera non piratesca, il credito che... Sarebbe importante, soprattutto se De Magistris, nel caso, annunciasse con chiarezza con quali regole intende funzionare questa nuova società, soprattutto se intende finalmente riportarla nell'ambito dell'amministrazione comunale e toglierla da una dinamica privata, perché le dichiarazioni che ha fatto finora sono state un po' ambigue, in quanto in realtà lo stabilisce l'ultima finanziaria Monti, che entro il 2013 tutti i comuni devono uscire da Equitalia, quindi lui ha un po' cavalcato un dato di fatto, però col rischio reale che lanci o i singoli comuni si costruiscano la loro Equitalia, perché è un settore di grande profitto, riuscendo a tirar fuori molti interessi sui crediti che chiaramente non vogliono lasciare all'INPS. Ma se noi passiamo da Equitalia a Equinapoli, anzi, se le accoppiamo, non è che ci guadagniamo. Il problema è che De Magistris dovrebbe essere chiaro su quali sono le regole con cui vivrà il nuovo meccanismo di recupero crediti, in questo caso del comune. Perfetto, io ti ringrazio. Credo che siamo